La compagnia della Lai. Rinato Morelli. E sulla partita temo che ci sia poco da dire perché, fossi nordirlandese, per quanto io sia appassionato comunque di calcio britannico, come è noto, fossi nordirlandese, mi starei mangiando le mani per essere andato così dal battere i campioni d'Europa. Perché parliamo sempre di campioni d'Europa, preferisco ricordarlo a chi scrive cose, diciamo, anche poco eleganti sui social. Detto questo, mi limito a dire che c'è, ovviamente oggi i paragoni sono tutti con quel nefasto novembre 2017, c'è una grossa differenza, al di là che siamo campioni d'Europa, con quell'Italia là, che lì tutto, a mio avviso, iniziò quando prendemmo la scoppola a Madrid, famoso, che portammo la Spagna con il 4-2-4. Qui non siamo reduci da nessuna scoppola. Anzi, veniamo da un trionfo. Veniamo da un trionfo e da un momento così di appannamento. Non ci è dato sapere se a livello fisico, a livello mentale, a livello tattico, tecnico, se vogliamo, oppure tutte queste combinazioni, tutti questi fattori insieme. Però dalla nostra abbiamo il vantaggio, chiamiamolo così, di potercela giocare fra 4 mesi, quando comunque, insomma, verrà tirata una riga su tutto quello che è stato finora. Quali fattori entrano in gioco? Vabbè, innanzitutto la struttura dei playoff, che appunto si articola su 2 partite. E poi marzo è un momento in cui riprende la stagione europea, il campionato si può dire che entra nel vivo. L'unica cosa che mi fa un po' girare le scatole, se posso così permettermi, riguarda la struttura dei playoff. Perché? Perché la semifinale, chiamiamola così, o la Final Four, diciamo, la semifinale di questa Final Four si gioca in casa della squadra con il ranking più alto. La finale verrà disputata sul campo della squadra che verrà sorteggiata come squadra ospitante. Allora mi chiedo, perché il ranking che ormai viene applicato in tutto, per ciò che riguarda la struttura dei gruppi di qualificazione, per ciò che riguarda i gruppi mondiali, noi abbiamo avuto in diversi mondiali Belgio e Svizzera testa di serie quando non hanno mai vinto niente. Però per determinare l'ultimo atto di chi va ad un mondiale, magicamente il ranking scompare e ci si affida alla roulette russa del sorteggio. Solo questo, però in sintesi io mi mantengo ottimista, anche perché a causa di alcuni episodi non siamo andati al mondiale. Speriamo di essere così un po', diciamo, abbastanza fortunati nel non pescare l'urna che contiene il Portogallo, però questa Italia secondo me se la può giocare senza sconvolgere troppo, perché non ci sarà l'occasione per testare eventuali piani B, C e Z, in quanto credo e temo che non ci siano partite della nazionale da ieri fino al prossimo playoff. Correggetemi se sbaglio, ragazzi. Sì, è così.